Un saluto e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi parleremo di un settore molto importante, parleremo di moda, parleremo soprattutto rispetto al tema della formazione, ma cercheremo, come facciamo spesso, di dare un po' anche il termometro di quella che è la situazione appunto di un comparto che per la regione toscana, in modo particolare per l'area fiorentina, è molto, molto importante e che in qualche misura ha subito i danni della pandemia, così come tutti gli altri settori, ma è anche uno dei settori che molto, come dire, ha a che fare con l'ex. E quindi, visto che è uno degli asset fondamentali della regione toscana, cercheremo di capire come sta andando e quali sono le previsioni. Lo faremo con due graditissimi ospiti. Mi fa piacere avere in studio la direttrice del generale del MITA, Antonella Vitiello. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Che insomma è una scuola di formazione che tutti conoscete a Scandicci e ne parleremo ampiamente anche perché è uno in qualche modo delle leve per dare nuova linfa, nuove generazioni a tutta la filiera del lavoro che riguarda la moda e come dire, per fare il quadro generale sul settore, una nota conoscenza insomma di Telegram, giornalista di Milano Finanza, Matteo Minà. Ciao Matteo, buonasera, benvenuto Buonasera, buonasera a anche voi. a Milano Finanza, ma poi molto di più perché Matteo è un autore, tra l'altro in uscita tra qualche giorno anche con un bellissimo nuovo libro, ne parleremo nei prossimi giorni, oggi però ci dedichiamo alla moda. Parto da te Matteo, ci fai un po' il quadro velocissimo, proprio in un minuto, di quello che è il settore, soprattutto in questi ultimi mesi, no? Sono i mesi, diciamo, quest'ultimo mese, mese e mezzo, è il mese della ripartenza, diciamo così, del post-Covid, l'Italia che si affaccia a una ripresa, ci sono i fondi del PNRR che hanno dato anche, come dire, linfa mentale, no? Alle persone sugli investimenti, sulla possibilità, di rilanciarsi. Come va per il settore moda nell'area fiorentina? Allora, nell'area fiorentina va la ripresa, si sta facendo naturalmente sentire, seppur ci sono naturalmente ancora delle incognite. Partiamo dalla ripresa. La ripresa c'è, soprattutto sul discorso dello zoccolo duro, che è appunto la pelletteria, anche diciamo, allargando l'area fiorentina all'area pratese, comunque al distretto di Prato, anche il tessile. Sta diciamo, ricominciando a performare in maniera più brillante del passato. Le ultime fiere, ultime fiere di settore lo hanno anche abbastanza confermato, seppur ahi noi ancora con la mancanza di alcuni buyer, mi riferisco per esempio a quelli dall'area cinese o comunque magari anche dall'area americana, visti ancora i blocchi allo spostamento. Quindi la ripresa c'è, ma ci sono anche delle incognite. La prima incognita è quella dell'aumento dei costi delle materie prime. Quindi non pensiamo solo alle pelli, ma pensiamo che comunque sono in aumento, pensiamo anche ai tessuti, alle fibre, alla lana, al cotone, con aumenti diciamo, stimati intorno anche in dei casi anche del 50%. Aumenti perché principalmente ci sono aumenti di costi dei trasporti, la lana deve arrivare dai paesi asiatici, australiani, però comunque con dei trasporti che costano molto di più e ci sono anche dei problemi legati anche a quasi a un dumping, un protezionismo diciamo cinese che compra tanto prodotto per riservarsi poi la possibilità di produrre anche per i prossimi tempi e c'è un problema costi anche dell'energia. Il Confindustria Toscana Nord, Prato, Pistoia e Lucca ha stimato su un campione di aziende di filature che però sono, come dire, molto energivore e molto utilizzo del gas, un più 200 nel 2022, un più 200 sull'aumento del gas e un più 50 o qualcosa di più sull'aumento dell'energia Cioè, elettrica. più Quindi, 200% di aumento di costi di costi sull'energia. sull'energia. Quindi, sommando costo delle materie prime, costo dei trasporti e comunque della Certo. logistica, costo dell'energia e del gas per produrre, queste materie prime aumentano. E attenzione, il problema vero è non farli ricadere a monte della filiera. Cadere a monte sembra una contraddizione in termini, ma non si possono, cioè ci sono appelli di associazioni di categoria per non far cadere questi costi, questo aumento di costi da parte dei brand verso i fornitori a monte della filiera, ovvero le filature, le tessiture, le pelletterie e quelle che sono. Quant'altro. Anche perché sennò si rischia
rischia di mettere in crisi il sistema. Poi magari lo riampliamo questo discorso, voglio capire una cosa, volevo chiamare in causa Antonella Vitiello su questo, anche perché, come dire, il tema, questo tema qui, quindi il tema del costo, è in qualche modo un tema che poi si lega alla possibilità di consumo di beni che insomma spesso consideriamo anche di lusso, poi dipende dai vari tipi di moda di cui si discute, però sostanzialmente che nella nostra zona riguarda ad esempio grandi brand, nella nostra area grandi brand che appunto fanno parte di quel mercato del lusso, di cui le chiedo un parere anche suo, insomma sta riprendendo, in che misura, siamo ancora come dire una delle aree, almeno in Italia, ma se non in Europa, insomma più fertile da questo punto di vista anche a livello attrattivo per le grandi aziende, per i grandi brand? Beh, direi assolutamente sì, perché in effetti i risultati delle prime analisi, diciamo, degli ultimi mesi post periodo estivo, eccetera, danno dei valori e delle percentuali di incremento veramente incredibili, che attestano per Letteria sul 45% e addirittura una calzatura sul 46%, per cui vuol dire che attrattività, qui si sta parlando ovviamente di dati antecedenti ai rincari di cui stiamo parlando, però in effetti il mese di settembre portava per i settori moda che noi trattiamo tra l'altro come formazione specialistica, come alta formazione tecnica, di grande ripresa. La pelletteria sicuramente non ha, per pelletteria intendo piccola pelletteria, quindi borse, portafogli, accessori, quindi, e cinture, che gravitano soprattutto sull'area metropolitana fiorentina e poco più là, hanno dei risultati produttivi di pieno incremento, con addirittura commesse per quanto riguarda le aziende che collaborano con noi, e vi dico che il parterre è piuttosto ampio perché ormai ci avviciniamo ai 300, alle partner. 300 partner, partenariati di impresa che vanno dalle grandi firme, quindi dai grandi brand, ai terzisti che comunque, come chiamati in gergo appunto nel territorio di produzione della pelletteria, sono comunque produttori per i brand, che comunque si attestano mediamente dai 150 ai 300 addetti e che comunque riportano commesse importanti addirittura, ma non solo per concludere il 2021, ma anche il 2022, si sta programmando il 2023. Questo, Matteo, come dire, in che misura poi dipende anche dalla fiducia che si ha nel futuro? No? Ti faccio una domanda un po' aperta, però quando si parla soprattutto di questo tipo di mercati, noi sappiamo, lo abbiamo detto spesso, è la moda, come dire, si parla dell'oggi, ma in realtà si guarda sempre al domani, insomma si proietta sempre di un anno, di un anno in avanti. Quali sono le previsioni del settore? Questo te lo chiedo anche in riferimento ad alcune fiere, ad alcune, come dire, eventi, no? Abbiamo parlato spesso riguardo a Firenze, mi viene in mente quello di Pitti, soprattutto visto che si è tenuto botta, diciamo così, negli anni del Covid, ma adesso c'è bisogno di rilanciare anche come brand, come immagine di Firenze, no, nel mondo. Assolutamente, arrivando subito a Firenze, Pitti ha naturalmente è andata in scena dopo un paio di stagioni di stop, è andata in scena a giugno scorso con la prima edizione, diciamo, della ripartenza in forma molto minore, fra l'altro unendo le due manifestazioni uomo e bimbo insieme, il Filati nei due giorni precedenti. Diciamo che c'è stato un ottimo supporto da parte della stampa e dei media, che veramente non si vedeva già veramente da qualche anno. Da un punto di vista degli espositori il numero era molto più basso. Ci auguriamo tutti che per gennaio, prossima edizione, che fra l'altro è stata confermata sempre in accorpamento uomo-bimbo, perché comunque si lancia prima la fiera in quel momento in cui è stato deciso, ancora non era così certa, diciamo, l'uscita dalla pandemia, o comunque lo era meno di oggi, quindi ci sarà ancora uomo e bimbo insieme nella stessa settimana, il Pitti Filati, dedicato invece in più alla fine di gennaio, in uno slot invece a parte. Diciamo che se erano 1200 i marchi dell'uomo ante-Covid, in un'edizione invernale, che fra l'altro è quella che fa
più peso da un punto di vista anche dei fatturati delle aziende, anche se magari ci sono meno eventi e quindi magari il cittadino fiorentino la sente meno, però è quella più importante e si spera di arrivare almeno, la stima è arrivare almeno a 600-700 brand. Ora ancora onestamente gli organizzatori non hanno fatto una stima, ma questa è quella che è. Quindi diciamo che la voglia di ripartire c'è. E c'è stata anche nelle ultime fiere che sono state a Milano, giusto per fare un raffronto, con un'altra capitale, l'altra capitale, diciamo della moda italiana. A Milano le ultime, fra l'altro si parlava di pelletterie e accessori, gli ultimi Mipel, Micam e Linea Pelle, comunque diciamo sono stati, hanno registrato un fermento, come dire, maggiore rispetto chiaramente a quella di un anno, a quella di un anno prima. Solo una cosa aggiungo, poi chiamo in causa anche Antonella Vitiello su questo, visto che, come dire, il comune di Firenze è stato ora a Dubai, no, per l'Expo, cioè eventi di questo tipo, soprattutto in paesi come quello, per Firenze dal tuo punto di vista hanno una valenza anche strategica rispetto a questi settori, ad esempio della moda? Assolutamente sì, sì, quindi la risposta è sì, però secondo me deve essere accompagnato anche da un lavoro in loco. Io ricordo che a giugno, proprio in occasione del PIT, il giorno prima di PIT, il sindaco Nardella ha riunito i big della moda internazionale, o comunque del Made in Italy, diciamo, che poi però vuol dire anche moda internazionale, perché c'erano comunque coinvolti anche i responsabili di LVMH, gruppo LVMH, e di Kering, quindi due principali gruppi francesi, oltre a Bertelli di Prada, Cucinelli, Dolce Gabbana e tanti altri nomi, per un tavolo della moda, dicendo continuiamo a investire su Firenze. Ecco, voglio sapere ora in questi mesi cosa succederà, perché sinceramente siamo in attesa di capire quali sono. Quello non doveva essere un tavolo per un pranzo, non doveva essere un pranzo di rappresentanza, doveva essere qualcosa di strategico. Vediamo cosa succederà per gennaio. L'unica, diciamo, nota positiva in questo, credo che l'alleanza con Milano, anche confrontata, no, dal fatto dei due sindaci, del buon rapporto fra i due sindaci, un assessorato che si scambiano gli assessori alla cultura, nei giorni scorsi, questo porterà sicuramente anche, spero, mi auguro, finalmente a un dialogo attivo fra Firenze e Milano e non ancora quel campanilismo un po' retro, seppur magari in passato abbia portato a certe specializzazioni. Sono molto d'accordo, volevo sentire anche Antonella Vitiello su questo, tra l'altro, come dire, rispetto alla vocazione internazionale, perché di questo parlavamo, cioè chiaramente quando si parla della moda, soprattutto a questi livelli, soprattutto per l'area fiorentina, bisogna sempre guardarla, diciamo, in chiave internazionale, in chiave mondiale. Il MITA in particolare accoglie, diciamo così, il distretto di Scandicci accoglie studenti, insomma, che poi vengono da tante parti del mondo, insomma, è ancora attrattivo anche dal punto di vista della formazione degli studenti. Poi parleremo anche dei corsi e delle singole specializzazioni che si possono trovare nella nostra zona, ma anche a livello di formazione, quindi di tramandare il sapere, diciamo, in nostra zona è attrattiva. Ma certamente, io posso così dare una notizia che a oggi ancora all'interno dei nostri percorsi sono rappresentati 70 paesi, pur ricordando che le fondazioni ITS, quindi gli istituti tecnici superiori, questo post diploma terziario non universitario si rivolge a un pubblico che comunque ha un diploma europeo o equipollente, ma all'interno 79 paesi, non solo della comunità europea ma anche extra comunità, quindi ancora la moda italiana ha un'attrattiva decisamente importante nell'immaginario di chi vuole approcciarsi, tenendo conto inoltre che il nostro istituto delinea profili tecnici, non di fashion design, quindi quelli più dal punto di vista creativo più attrattivi, ma ancora, anzi direi che negli ultimi anni questa attrattività verso il saper fare, quindi le tecnologie, ma anche la manualità del fare e del lavorare, nel nostro caso la pelle, ma non solo quello, ma anche i tessuti, piuttosto che le minuterie metalliche, quindi la lavorazione di tutti quelli che sono gli accessori a completamento del prodotto moda, hanno un'attrattività incredibile sulle giovani generazioni, che sono molto, molto stranamente più attratte, sono meno manuali perché vengono da una generazione
potremmo dire la famosa generazione digitale o appunto nativi digitali, e proprio forse per questo sono attratti dalla manualità e dalle lavorazioni manuali. Questa è una buona notizia, no, Matteo? Perché poi spesso e volentieri uno dei problemi fondamentali era riuscire a trovare degli specializzati, soprattutto su certe materie anche molto pratiche, quando invece tutti volevano fare gli stilisti, no? Questo ne parlavamo anche alla Viviello, però è un tema. Tra l'altro è un tema, e dico, il distretto di Scandicci, visto che si rimane a Scandicci, in questo momento che è saturo, perché comunque tutti i big player ci sono, o comunque insomma diciamo che i più importanti della pelletteria mondiali, forse è la capitale europea almeno della pelletteria per quanto riguarda il sourcing produttivo, però è vero anche che manca manodopera, e quindi molte volte gli stessi big brand, o comunque i grandi gruppi francesi in primis, stanno aprendo dei distretti paralleli a Scandicci. Uno di questi secondo me è il Chianti, che è un distretto vocato alla come dire, all'agricoltura, alla vendemmia, all'enogastronomia, ma l'apertura di Céline un paio d'anni fa, del gruppo LVMH, della fabbrica di naturalmente di Céline delle borse, proprio di fronte al Colle Breto, quindi praticamente nelle vigne, idem l'apertura nel 2022 della nuova fabbrica di Fendi a Bagnarripoli, che comunque è lì alle pendici, in direzione del Chianti. Quindi secondo me si sta creando, cioè LVMH in questo caso, perché sono tutti marchi del colosso LVMH, si sta creando un nuovo distretto. E perché un po' per far vedere il bello della fabbrica e lavorare in una bella fabbrica all'interno di un bel territorio, che sicuramente aiuta, ma un po' anche perché si trova manodopera, magari si riformano da zero questi ragazzi, ma si trova manodopera specializzata. Io parlavo con e anni fa con i ragazzi che sono da Céline, qualcuno faceva il cameriere in un ristorante e si è trasformato in pellettiere, magari ragazzi di 20, 23, 25 anni. Quindi si studia a Scandicci e si lavora a Scandicci. Si studia a Scandicci, quindi attenzione, dico, cerchiamo di formare a Scandicci. Il tema secondo me, scusa Alessio se rubo prego. Un po' una domanda, ma il tema è, chiedo alla dottoressa Viviello, ma forse sarebbe il caso di convincerli già dalle superiori questi ragazzi a capire qual è, cioè già dalle medie per le superiori, per capire qual è la loro sfida, perché forse se poi li facciamo fare le superiori, poi questi ragazzi magari che non trovano la loro identità ce li perdiamo per strada. Non è il caso forse di cominciare a anticiparli già dalle medie, a dire guardate che se volete imparate qualcosa di manuale, poi li facciamo anche la parte naturalmente culturale, che è fondamentale, perché però non si va da nessuna parte. Uno parte con l'indirizzo un po' chiedo prima. Se questa cosa secondo lei potrebbe essere fattibile. Mi dà veramente un là incredibile, perché mi ha preceduto, perché noi ci stiamo già lavorando da tempo, ma le comunico che a breve inizierà proprio un progetto di orientamento sui più piccoli, facendo con un titolo accattivante che è Impara l'arte, mettila da parte. Era un vecchio progetto già fatto, tra l'altro anche trasmesso su reti nazionali, ma noi ci abbiamo aggiunto Dalla pelle al cuore, quindi un sottotitolo importante, Bottega artigiana. E entreremo nelle scuole, cominceremo dai comprensori, quindi dalle scuole secondarie di primo grado, quindi le medie, le cosiddette antiche medie. Cominceremo a fare dei laboratori con artigiani proprio per approcciare questi giovanissimi all'arte della manualità e dei lavori manuali. Perché a mio avviso, e devo dire che nel dire a mio avviso credo di rappresentare un po' l'idea della nostra fondazione, di tutti coloro che appartengono anche alla governance, ma non solo, anche a coloro che collaborano con noi, c'è bisogno nuovamente di ritrovare una cultura del saper fare che non sia penalizzato come di serie B. E io mi sto battendo da anni anche su altri fronti. Non esiste una cultura di serie B, e lo dice una che ha trascorsi umanistici, poi tecnici, però voglio dire, apparteniamo ad altri mondi. Oggi è un altro mondo ancora, e bisogna rivalutare e affidare a un rispetto maggiore, direi anzi rivalutare la manualità e la capacità del lavoro manuale, senza penalizzarlo del se non si studia si fa il lavoro manuale.
manuali. Oggi dei lavori manuali, artigianali, quelli che appartengono ai brand che lei ha citato, tra l'altro aggiungo ce n'è anche un altro, Inchianti di livello diverso, che è Furla, che ha aperto una bellissima sede, anche questa che affaccia sulle colline del Chianti, e tra l'altro lì c'è un progetto Italia, che è proprio un progetto di formazione per preparare questi giovani e giovanissimi alla lavorazione della pelletteria. Direi proprio che occorre fare un passo indietro, ma un passo indietro decisamente con una visione molto aperta, cioè non esiste un lavoro manuale che viene è squalificante rispetto allo stare sui libri a studiare e avere magari titoli accademici. Sono entrambi importanti, ma hanno due valenze diverse. Sono molto d'accordo, tra l'altro aggiungiamo anche che poi sempre di più anche i lavori manuali poi se hanno bisogno di specializzazioni tecniche anche molto, molto avanzate, tra l'altro, di solito, però questo è un discorso molto vero e non è necessariamente un ritorno al passato, ma è semplicemente affrontare anche, come dire, nuove opportunità lavorative. Su questo voglio chiamare in causa anche Matteo, visto che lì poi ci sono i posti di lavoro. Io non voglio tornare troppo sul triviale perché il discorso sul pratico, perché il discorso di Antonella Vitiello era anche, come dire, di impostazione mentale, culturale, diciamo. Certo. Però poi lì ci sono le possibilità concrete anche di trovare lavoro e mi sembra in questo periodo di post pandemia ci sia molto bisogno anche di quello, no? Certo, assolutamente. Altro tema fondamentale, per riagganciarmi alla domanda prima, che poi mi sono dimenticato di rispondere nella fretta del minuto imposto nella risposta. Ecco, il fatto è, secondo me, l'argomento del futuro e già del presente è quello della sostenibilità. Ma non tanto la sostenibilità, sì, si fanno fibre sostenibili, prodotti sostenibili, attenzione all'ambiente, attenzione. Ma è anche quello di, perché l'abbiamo capito tutti, per essere sostenibili la moda deve produrre un po' meno, perché se no non ci stiamo, nel senso che c'è una sovrapproduzione, la moda è la seconda industria più inquinante, bla bla bla. Quindi, qual è l'opportunità, e mi riaggancio al PNRR la domanda di prima, qual è l'opportunità? L'opportunità potrebbe essere quello del riciclo dei rifiuti tessili, proprio in ottica futura. La seconda vita, la famosa seconda vita. Prato in questo, ma potrebbe essere anche una, come dire, quindi anche potrebbe riguardare anche naturalmente un istituto, Prato in questo sta cercando di combattere la sua battaglia per far diventare uno di quelli che si chiamano textile hubs previsti proprio dal PNRR, cioè praticamente fare sul territorio nazionale alcuni hub del riciclo. Cito degli esempi come la Finlandia, che in questo momento hanno già fatto queste cose, quindi riciclano tessuti, riciclano materie tessili e addirittura studiano, non solo riciclano, ma studiano anche nuove materiali dai funghi, al posto anche alternativi alla pelle, certamente che devono essere anche meno inquinanti. Quindi il tema è, sì, studiamo anche queste cose qua, quindi sporchiamoci le mani fino addirittura a tutta la catena, sporchiamoci le mani, ma impariamo anche quell'opportunità del green, che non è solo la sostenibilità da fare, ma anche da rimettere in un certo Vitiello, tra i corsi presentati negli ultimi giorni, insomma, del MITA ci sono anche alcune che sono proprio dedicate a questo, no? Allora, la sostenibilità è intesa esattamente come è stato citato. Non è appunto il materiale naturale piuttosto che la scelta di materie pregiate, di chissà quale estrazione, ma è sostenibilità di tutta la filiera, compresa tracciabilità di quella che è la produzione e la realizzazione del manufatto. A parte un corso che ormai risale a ben, se non erro, 4-5 anni fa, che era dedicato a un tecnico green, cioè che studia i protocolli e tutte le applicazioni in azienda, perché poi queste cose devono essere applicate all'interno dell'azienda e non sono semplici. Direi che la sostenibilità è diventata una materia di default di tutti i nostri percorsi, quindi non abbiamo una base, un corso fondamentale, no, è diventato proprio una base di studio che fa parte di tutti i percorsi, quindi non solo, ma su The Second Life volevo aggiungere anche un'altra cosa, che c'è anche un altro importante partita, che è quello del riuso degli abiti già esistenti.
clienti. I brand, e non solo questi, moltissimi si stanno approcciando a trovare soluzioni, perché comunque un 10% del mercato prossimo sarà dedicato a The Second Life, che non è solo il riciclo, ma è anche proprio l'utilizzo di capi o oggetti già presenti sul mercato, che rientra proprio in quello che diceva il nostro amico giornalista, proprio nella non produrre in eccesso. Sì. Voglio chiedervi due cose rapidissime, perché siamo davvero quasi in chiusura. Parto da Matteo Minà e poi Antonella Vitiero. Sono due cose diverse, molto precise. La prima con te, Matteo, perché abbiamo fatto il quadro di quello che succede, diciamo, a Firenze, area vasta, no? Firenze, certo. Provincia, Firenze, Prato, Pistoia, insomma, in tutta l'area. Abbiamo Scandicci, abbiamo la zona del Chianti, abbiamo magari Prato, che a un certo punto su questi temi si parlano, queste aree. Cioè, funziona anche il sistema o c'è ancora un po' troppo, diciamo, distacco tra le diverse realtà? No, si stanno iniziando a parlare sempre di più, nel senso che comunque le aree dialogano anche da un punto di vista sia dell'associazionismo di categoria, sia poi quindi in occasione magari anche delle fiere, delle varie settimane della moda o del settore. Quindi diciamo che una regia comune inizia a esserci. Io credo che certamente debbano parlarsi anche tanto anche con la politica, perché quello mi sembra, come dire, il tema interessante. Quando citavo prima il tavolo, il pranzo del sindaco di Firenze con gli imprenditori, e poi dopo deve esserci un lavoro politico di attrattività. Mi riferisco, e chiudo, per esempio, a un aeroporto. Cioè, come dire, come si fa a far venire a Firenze la gente se l'aeroporto è in quelle condizioni e ci sono difficoltà? Allora, potenziamo Pisa, potenziamo Bologna, però, cioè, nel senso, in qualche modo facciamo. Certo, non voglio entrare nel tema politico, sinistra, destra, no, sesto, no, sono molto d'accordo. Ci sono state le elezioni, ma voglio dire... Ecco. Diciamo, sono tutti discorsi che poi vanno messi a terra con i progetti. Ecco. Chiedo a Vitiello, invece, in chiusura, il discorso dell'ITS, Mitan è una rappresentanza abbastanza chiara e precisa, però, insomma, sono state spese molte parole negli ultimi mesi, anche da parte dello stesso Premier Draghi, sull'importanza di questo tipo di istituti. Si vedranno i frutti nei prossimi mesi anche di nuove risorse, nuovi investimenti su questo settore, insomma, anche soprattutto relativamente alla zona toscana? Noi lo speriamo vivamente, perché oggi ancora siamo finanziati per la gran parte, oltre che dalle premialità ministeriali, voi sapete, con i soldi, le risorse del Fondo Sociale Europeo. Speriamo, perché effettivamente questo sistema, che è diventato un sistema cardine della risposta proprio alla produttività, ai distretti produttivi italiani, ha bisogno di continuità, ha bisogno di una programmazione continuativa, ha bisogno appunto di una progettualità che si rivolga almeno a quinquenni. A oggi delle volte noi progettiamo con un termine brevissimo, quasi di mesi, no? E quindi, perché arriviamo alle scadenze spesso programmando anche i nostri percorsi formativi, non sapendo quante sono le risorse destinate. Ecco, abbiamo chiesto nelle sedi istituzionali di avere un impianto che sia decisamente di sistema, quindi continuativo, programmatico e con risorse stanziate non mese per mese, ma neanche anno per anno, ma con programmi progettuali e di risorse almeno quinquennali. Mi sembra molto, molto chiaro. Grazie mille ad Antonella Vitiello, grazie mille a Matteo per essere tornato con grazie noi. A grazie. Grazie a voi. A tutti per averci seguito da casa. Terminiamo qui anche con Telegram, anche per oggi. Ci vediamo naturalmente domani. Buona serata a tutti.